Il fatto è proprio questo, la versione televisiva aveva un respiro più ampio e quindi ha lasciato indietro troppe cose, in particolare il match di Kinshasa. E quindi quando mi è stato proposto di fare uno spettacolo su qualcosa che derivasse da lì, beh, decisamente il match di Kinshasa per forza, storia e circostanze ha avuto 3 minuti all'interno della narrazione televisiva e secondo me stramerita invece uno spazio autonomo. Maria Elisabetta Marelli ha guardato quello che avevamo fatto, ha letto varie cose e ha creato questo spettacolo. Una rivalità così forse è la più importante della storia dello sport, d'accordo? Quella con Fore, ma no, Sì. credo che la rivalità più sentita ce l'abbia avuta con Frazier. Stando all'ESPN, insieme a quella tra Ohio State e Michigan nel football, è la più importante rivalità del XX secolo americano. Questo però è un match che non ha uguali. La location, il tempo, come lo vince Muhammad Ali, perché l'anno dopo invece a Manila contro Frazier nella terza fu un match selvaggio. Questo invece è un match della superiorità intellettuale di Muhammad Ali nei confronti di un pugile che era molto più giovane, molto più forte, molto più pronto, ma non si sarebbe mai aspettato di incontrare un uomo al picco delle sue possibilità intellettive. Poi forse la differenza è che una storia, una rivalità è un match appunto che va oltre lo sport. Proprio questo, va oltre lo sport e a noi è piaciuto poter mettere alla fine dello spettacolo un collegamento tra l'ultimo sguardo tra loro due nell'ottavo round del match, il fatto che si reincontrino casualmente 5 anni dopo in una strada di Houston e dell'amicizia che deriva dal loro reincontrarsi e del ristrutturare un rapporto che non esisteva, prima era solo una rivalità sportiva, per diventare invece una delle amicizie più storiche del mondo della boxe. Nel 1996, quando vincono l'Oscar con il film che li riguardava, When We Were Kings, Muhammad Ali non ce la fa a salire sul palco e Foreman lo aiuta. 7 mesi dopo, Muhammad Ali alzerà la fiaccola ad Atlanta 96. Particolare, difficilissimo, quasi impossibile fare paragoni, ma secondo te nei giorni nostri c'è qualcosa che, non dico che possa reggere il confronto, ma qualcosa a cui si può avvicinare, sia come rivalità che come personaggi? L'epoca dove si è combattuto non può tornare più. Non è soltanto lui irripetibile, è il mondo che viveva che è irripetibile. Di queste storie appunto ce ne sono comunque ancora tante, senza per forza voler fare spoiler o pensare a qualcosa che questo magari stai organizzando. C'è qualche storia anche di particolare che ti piacerebbe raccontare? Beh, più che altro so quali devo raccontare per Sky al prossimo impegno che mi hanno delineato. A 50 anni dal 1968, storie sportive del 68 con delle digressioni funzionali ovviamente legate ai periodi storici. Faccio anche una domanda sull'NBA, ovviamente, perché insomma, parlare di te, comunque parlare di basket, quest'anno come la vedi la stagione? Strafavoriti. Se non succede qualche cosa di barbaro, non credo che ci sia la possibilità che vengano battuti in una serie. Però barbaro può essere un infortunio o qualcosa del genere. Hanno creato un meccanismo terrificante. L'unico problema che possono avere è continuare a tirare fuori lo specchio dal cassetto. Ecco, la sindrome di Narciso può incidere sulla qualità della loro pallacanestro. L'anno scorso, venendo dalla sconfitta dell'anno prima, non era possibile che perdessero ed era troppo facile identificare in KD l'MVP delle finali perché non aveva un avversario. Però auguri a chi può trovare un avversario per lui. Io credo che in questo momento sia più determinante di tutti, da un punto di vista di una scacchiera tattica di una partita di NBA di alto livello. Piacciono i nuovi Cleveland Cavaliers, secondo te se possono giocare? Sì, ma se la giocano per forza vinceranno l'Est magari, però non è quello che è un problema per loro, il problema è battere la migliore dell'Ovest. La migliore dell'Ovest in questo momento credo sia ancora superiore. Però sai, c'è sempre la motivazione di chi viene dalla sconfitta dell'anno prima. Una domanda su Gallinari ai tuoi Clippers, come lo vedi? Beh, sicuramente meglio del contesto tecnico da dove veniva prima. È più eccitante la squadra, l'ambiente, poi come possano farli giocare assieme non saprei. Tutti e tre in campo contemporaneamente mi sembra impossibile, però questo non significa granché. Saranno dei momenti della partita, una decina di minuti, dove lui sarà la prima opzione allo Staples Center di Los Angeles davanti a 20.000 spettatori. Credo che per Danilo sia una bella sensazione.